Ben ritrovati a linea diretta alle migliori risposte alle vostre domande. Siamo con il chirurgo e flebologo Pier Antonio Bacci. Allora ci scrive Carlo da Prato una mail: dottore, mi devo operare nella sua clinica Maria Teresa Hospital e mi hanno detto che devo fare l'anestesia epidurale. Ci sono rischi? Oddio, ora le fanno anche domande di anestesia. Nel reparto che di quello è responsabilità della chirurgia ci sono vari flebologi e chirurghi vascolari, devo dire molto precisi per la diagnosi, e quando necessita, perché quando necessita uno stripping va fatto, quando necessita la scleroterapia va fatta, sono cose, indicazioni diverse, e spesso e volentieri si può utilizzare l'anestesia epidurale, che è un'anestesia ormai che viene fatta quotidianamente dagli ortopedici, dai chirurghi vascolari ed altri per queste indicazioni. Assolutamente, signora, la sera può tranquillamente tornare a casa, certamente i chirurghi gli avranno dato le indicazioni, gli anestesisti sono bravi, vada tranquillo perché è completamente indolore, e se gli hanno consigliato questa metodologia sicuramente c'è proprio l'indicazione di fare uno stripping. Allora, c'è una mail da Cinzia da San Giovanni Valdarno: dottore, mi sono operata le varici con il laser dal dottor Maggi, ma mi è tornata una di 10 cm dietro al polpaccio, si può fare con il laser? Allora, la tecnica, mi fa piacere sempre queste mail perché mi ricordano un professionista che purtroppo non c'è più, che ha lasciato un ricordo sia come professionista che come uomo, ma anche perché ha fatto una scuola con la tecnica laser, che come dicevo prima il laser va a come la flebectomia, a colpire una vena che in quel momento ha dei problemi. Quella che gli è tornata, signora, è tutto un altro gruppo, sicuramente è quello che mi sembra, è una vena che noi chiamiamo di Leonardo, di Giacomino e di Bassi, sono delle vene collaterali posteriori che vengono perché sicuramente avrà una gamba un po' più corta oppure un piede varovalgo o piatto diverso dall'altro che le causano queste alterazioni. Se quello, come dice, mi sembra 10 centimetri qualcosa di 10 centimetri. Ho capito, sicuramente una collaterale che può fare tranquillamente o con la flebectomia o con il laser oppure con una sclerosante, ecco, quindi non mi preoccuperei più di tanto perché se non è tornata quella che è stata fatta, vede che l'intervento è stato fatto bene e questa è la normale evoluzione, molte volte non significativa. Allora, sono due mail interessanti. Intanto Silvia da Monte San Savino ci scrive: dottore, ho 33 anni, sono all'ottavo mese di gravidanza e ho preso 15 kg, ma sono piena di vene, bastano le calze che mi ha dato? Avevamo parlato un po' allora, prima. Allora, il problema del sovrappeso, già 33 anni, è un problema importante. Ora non dice, ma se dovesse prendere anche la pillola, sicuramente c'è un fattore di rischio in più. Ma per la gravidanza? È in gravidanza di... sono all'ottavo mese, quindi... Allora, signora, 33 va bene, anni. Okay. E l'ingrassamento che ha avuto, diciamo, è poco più del normale. È normale che in gravidanza possano, in persone predisposte, possano aumentare le vene. Qual è il problema? Anche qui mi preoccuperei poco. Se il suo flebologo gli ha fatto i Doppler, gli ha fatto tutti i test, se il ginecologo è andato a vedere che non ci siano dilatazioni al pube o in vagina di vene, se va tutto bene, quelle varici che lei vede, che non sono ancora varici, sono dilatazioni, perché la vena si può dilatare, poi piano piano nel tempo si altera e diventa varici. Il 50-60%, spesso anche più, di queste dilatazioni, spesso anche grosse, che vengono in gravidanza, in particolare la prima o la seconda, dopo il parto, verrà dopo 4-5 giorni dopo il parto, spesso rientro da sole per il 50-60%. Quindi è giusto le calze che gli hanno date, è giusto che lei cammini, non prenda farmaci perché in gravidanza meno cose prende e meglio è, c'è tutto cose naturali, mangi tranquillamente, cammini e stia tranquilla, perché sicuramente verrà che dopo il parto, come per incanto, il 50-60% spariscono se non si è rotta qualche valvola che va toccata oppure legata, però normalmente, specialmente al primo, rientrano quasi tutte, a parte qualche capillare, quindi porti la gravidanza e le calze e si faccia vedere dal suo flebologo alla fine dell'allattamento se non c'è niente. Allora, Lucia da Montevarchi: dottore, ho 39 anni, mia mamma ha sfilato le vene e le sono ritornate tutte, che devo fare? Cari, questa come la terapia, come la novella della scleroterapia, ritornano, è sempre la stessa cosa, gli sono ritornate. Non è sempre così. È vero che qualche volta l'intervento può lasciare qualche vena in modo patologico, quindi è una residua che rimane lì, ma le recidive spesso vengono perché restano alcune cause, spesso vengono proprio dal piede, dall'alterazione della spinta,
Però io non mi preoccuperei. Qual è il problema? Se lei ha il terreno predisposto, cerchi di evitare tutte quelle cause che possono farle venire, tipo il sovrappeso, tipo la pillola, tipo il piede che non funziona bene, ecco, tipo la stipsi, ci stia attento. E poi, se vede qualche cosa che il suo medico con il Doppler, con la fotopretismografia lucidiflessa, con l'ecografia, con le altre tecniche, vede che c'è qualche cosa, arrivi prima, quindi può fare delle legature mirate, quindi senza arrivare a sfilarle. Oggi, insomma, si fa una medicina abbastanza preventiva e si limita molto l'intervento di stripping, ecco come si dice. Allora, ci scrive Sara da Firenze. Dottore, sono di Firenze, ho 34 anni, da quando prendo la pillola ho sempre le gambe gonfie. Cosa devo fare? Grazie. Qui il problema, spesso verrebbe da dire, dottore, la pillola fa male. Non è così. Quando ci va ci vuole, cioè quando necessita. Se il ginecologo, l'endocrinologo ha fatto, o il proprio medico ha fatto tutti gli esami giusti, si può rendere conto che se la pillola è ben indicata oppure quale tipo di pillola prendere. Qual è il problema? Ci sono delle persone che sono più sensibili di altre a questo e che hanno questa insufficienza veno-linfatica, e dove questi farmaci effettivamente causano questa ritenzione idrica, che non sempre è di linfa ma è una ritenzione di acqua, quindi non sempre è patologico. Qual è il problema? Se c'è gamba gonfia e c'è anche una pesantezza sintomatica, certamente le calze elastiche li miglioreranno molto. Un'alimentazione che gli permette di ridurre il sale, che deve vedere la riduzione del sale, per esempio, oppure di carne, non eliminare, ridurre. Di sostanze un pochino più importanti, acidificanti. E un linfodrenaggio dalla sua estetista, da un fisioterapista ogni tanto, cioè tutte quelle tecniche che le permettono di limitare questa ritenzione idrica possono essere ben accette. Però le calze sono la prima terapia, molto prima degli integratori, una buona calza, una buona scarpa è molto più importante. Allora, Lucia d'Arezzo ci fa una domanda molto interessante secondo me. Dottore, ho cellulite e dolore alle gambe, ma non sono gonfie, che segno è? Questa è una domanda che è frequentissima, perché non sempre le persone vengono perché hanno la cellulite, dottore mi tolga la buccia d'arancia, non è così. Dicono, dottore, mi fanno male le gambe. Dove c'è anche una buccia d'arancia, un'evoluzione. 20-30 anni fa le persone venivano più che altro per la cellulite dal punto di vista estetico. Oggi ne parlavamo anche al Forum Risk in questi giorni, certo. C'è questo fenomeno, questo sintomo dolore che è aumentato molto, non solo dopo 50-60 anni nelle persone che hanno la pressione alta e prendono gli ipotensivi, quindi che hanno le artrosi, quindi che c'è una dove c'è una giustificazione. Ci sono persone proprio giovani, 18, 20, 25 anni, che hanno già questa problematica, anche se non prendono la pillola, quindi esiste questo problema. Che cosa significa? Significa che esiste già un processo infiammatorio che già comincia a diventare degenerativo, per cui il nostro tessuto è inquinato, si parla proprio di inquinamento, per cui si alterano proprio tutte quelle attività cellulari che permettono gli scambi, i normali scambi fra le sostanze buone che devono arrivare e le sostanze cattive che devono essere eliminate. È come se nel nostro giardino ristagnasse dell'acqua e quindi tutto quello che c'è sotto si altera. E cosa bisogna fare, signora? In questi casi si tratta di un lipedema evolutivo, di una lipodistrofia, ma la parola che noi lo chiamiamo fibroedema evolutivo femminile. Spesso o quasi sempre si trova nella donna, quando si trova nell'uomo spesso ci sono delle alterazioni che devono essere cercate nel testicolo e nel fegato. Cosa bisogna fare, signora? Cambiare decisamente l'alimentazione. Ci sono delle terme, noi qui viviamo in mezzo alle terme, Monsummano, San Casciano, Rapolano, Saturnia, cioè ce ne abbiamo, diciamo, Rapolano è una delle acque più importanti, carbonate per questo tipo di patologie. Ecco, sono molto importanti, oppure fare i bagni con del bicarbonato nella vasca, con una temperatura di 37-38 gradi, che fa molto bene, mettendo 100-200 grammi di bicarbonato, in modo che c'è una diminuzione dell'acidità dei tessuti e una maggiore ossigenazione. Succede che oggi la cellulite purtroppo è diventata questa, le gambe pesanti sono legate a questo e sono sintomo, un campanello d'allarme che qualcosa non va. Quindi studiare i radicali liberi, l'intestino, studiare il proprio sistema endocrino, la tiroide, studiare che non ci sia una intolleranza al glutine, perché spesso si nasconde un'intolleranza al glutine, quindi le farine raffinate. Allora, dottore, Lucia da Firenze ci scrive, dottore mi scusi, ma il laser serve anche per i capillari?
Certamente, però è sbagliato dire il laser è per i capillari. No, per i capillari ci sono tante tecniche, dalla flebectomia per mini incisioni, alla scleroterapia, alla schiuma, a tanti tipi di laser, laser 532, laser 808, cioè ci sono tanti tipi di laser, per cui non c'è un laser solo. Per cui noi dobbiamo fare un trattamento dei capillari o delle varicosità a seconda di quello che necessita. Normalmente oggi i flebologi hanno tutto e integrano. Lei vedrà che il suo medico le utilizzerà 3-4 metodiche in tempi magari diversi, perché questa è l'evoluzione. Normalmente il laser si usa nelle persone con pelle bianca e con i capillari rossi finissimi superficiali. Questo è proprio tipo la cuperosa. Mentre invece gli altri tipi di laser si utilizzano nelle persone che hanno, e si entra dentro quel vaso, che hanno quelle venette più importanti sotto il millimetro che sono blu, e un altro tipo di laser invece quando si supera questa misura, un millimetro e mezzo, spesso si fa la flebectomia o la scleroterapia in associazione al laser. In ogni modo la risposta dico sì, laser. Certo. Allora, abbiamo un minuto, però volevo farle io una domanda. Prima abbiamo parlato dello stress ossidativo, lei ne ha parlato anche al forum con altri professionisti, lei è anche un chirurgo estetico, si occupa di patologie estetiche, quindi quanto lo stress ossidativo incide poi anche nella bellezza del viso, della pelle? Che cosa fate anche voi chirurghi per combattere questo? Guardi, oggi gli inviti più importanti che abbiamo da tutte le università è proprio questa cosiddetta medicina rigenerativa e questo rapporto fra stress ossidativo, infiammazione e processo di invecchiamento. Il processo di invecchiamento non è sempre un problema di pelle. Il processo di invecchiamento si manifesta anche la pelle, quindi diciamo la discheratosi cutanea e segni di invecchiamento sono espressione anche di qualche cosa che dall'interno deve essere corretto. La pelle si cura dall'interno più che dall'esterno. Cosa facciamo noi? Lo stress ossidativo influisce perché altera queste situazioni di equilibrio, di armonia e porta tutto verso dei processi di fibrosi tessutale e quindi la diminuzione dell'acqua, la diminuzione del neocollagene, viene cambiato il collagene reticolare in collagene fibroso. Cosa facciamo oggi? Cominciamo dalle alimentazioni che sono depurative, quindi aumentando frutta e verdura, diminuendo il glutine per 15 giorni, prendendo del bicarbonato la sera oppure prendendo degli integratori depurativi, delle tisane. A questo non mettiamo dei farmaci quando sono necessari, però oggi si utilizzano moltissimo delle metodiche che ossigenano, a propulsione di ossigeno, sì. Mettiamo la carbossiterapia che è una delle tecniche base associata alla luce. La luce permette proprio di stimolare i mitocondri che noi abbiamo e vanno avanti. Poi ci sono delle metodiche di cui si legge nei giornali ma che sono proibite, tipo le cellule staminali, tipo le piastrine, il PRP. Perché sono proibite? Sono proibite perché c'è una legislazione che dice che queste devono essere fatte solamente in alcuni ambienti, normalmente pubblici, che hanno l'ematologia, perché non può essere trattato il sangue. Quindi questa è una legge europea di cui io concordo assolutamente, anche perché non sono sempre convinto che questo tipo di attività funzioni nel processo di invecchiamento, mentre possono avere un senso in altre patologie tipo ortopedi, mentre invece quelle che possono funzionare questi microinnesti cutanei, queste proteine che vengono prese dal proprio connettivo, oppure queste sostanze che si trovano in farmacia normale che sono dei precursori di amminoacidi. Ecco, secondo quello che c'è bisogno si fa, ma ricordarsi sempre che l'invecchiamento parte da una buona alimentazione, da uno stile di vita, dal camminare, dal ben dormire e dal sorridere, che fa bene a tutto, anche alle gambe. È contagioso. E il sorriso del professor Bacci sicuramente è contagioso. Il tempo è terminato, ringraziamo nuovamente il professor Bacci, chirurgo estetico e flebologo. La prossima volta magari potrebbe parlarci appunto proprio della parte estetica, chirurgo, plastica, sarebbe molto interessante. Grazie a voi che ci avete seguito e le vostre domande. Arrivederci alla prossima puntata.